Ciao a tutti e bentornati ancora una volta su Indie Gameplay Ita. Oggi siamo su Cyberpunk 2077. Diciamo che ve lo dico subito prima che voi chiudiate questo video. Questo non sarà un video come gli altri, dato che negli ultimi giorni il tubo, così come Twitch, è tempestato da gameplay, da live su questo gioco dove si sta spoilerando il mondo. Io reputo che questo gioco non si presti minimamente a una live, semplicemente perché chi la guarda si spoilera il gioco. Per quanto sia un gioco di ruolo vastissimo, ampissimo e rigiocabilissimo, io evito di guardare. Però il senso di questo video è mostrare a chi di voi è in dubbio se acquistare o meno il gioco, mostrarvi quella che è la sua essenza principale, cioè il gioco di ruolo, vivere una vera vita. Io ho deciso, ho preso una decisione, me lo gioco come fossi io veramente lì, senza fare una corsa contro il tempo, senza finire la storia. Voglio godermi ogni singola cosa. E per farlo voglio portarvi qua a fare due passi all'interno di Night City. Sto attraversando la strada, guardate che riflessi spettacolari. È una città viva, una città pulsante. Ho ripreso in mano una partita, diciamo, diciamo, non è recentissima, perché voglio farvi vedere appunto come funziona la Night City di oggi. Avremo un appartamento, avremo l'opportunità, forse adesso non è ancora confermato, non lo so ancora, di avere anche altri appartamenti. Noi ci stiamo recando a casa nostra, vi farò vedere l'interno, vi farò vedere quello che è un gioco. Potremmo fare numerose scelte, multiple, veramente, veramente tantissime. E ecco, siamo praticamente quasi arrivati. La cosa fantastica è che poi si inizia anche a riconoscere l'ambiente circostante. Io non ho ancora visto nulla, me lo voglio godere con calma. Potrete passare tra le persone, sentire quello che dicono, sentire i loro insulti, vedere anche i casi più umani, insomma. Sei cieco? Mi scusi, ho urtato adesso una signora. In questo gioco dovremo prendere delle decisioni, potremmo vivere, non è un survival, nel senso che non dobbiamo mangiare, però vivremo una vita veramente molto molto immersiva. Qua adesso io ho l'ascensore, lo sto andando a prendere e salirò poi in casa. Abbiamo anche la possibilità di accedere appunto a un cellulare, un po' come capita anche in GTA, dove potremmo andare a telefonare, però avete visto che spettacolo. La strada, il traffico, le persone che camminano, ognuno che vive una propria vita. Ora vi mostro la casa. Per chi è adatto questo gioco? Questo gioco è adatto a tutti gli amanti di gioco di ruolo, perché in pratica potrete vedere, abbiamo un personaggio con delle statistiche, ogni statistica può essere potenziata e cliccandoci invece potremo accedere a un elenco di abilità divise poi per categorie. In questo caso ne avevamo due: la creazione e l'ingegneria. Qua abbiamo invece tre: abbiamo assalto, pistole e lame. Possiamo accedere all'inventario, un inventario che si divide appunto tra l'equipaggiamento di armi e armi bianche, insomma, i fucili, passando per il vestiario e gli oggetti in accesso rapido. Potremmo anche vedere, come potete vedere qui, anche lo zaino, quindi quello che noi abbiamo nel nostro inventario, quello che invece è il cyberware, cioè a parte i potenziamenti obbligatori dovuti alla trama, potremmo anche andare a decidere di andare a potenziare il nostro corpo oppure no. Nel mentre voi salite con l'ascensore nel vostro appartamento, la vita sotto continua. È un gioco che secondo me va vissuto in questo modo. Non ha senso portarvi un video, portarvi una live, portarvi un gameplay dove io vado avanti, dove io vi faccio vedere la storia. Non ha senso. Ho deciso, come ho detto, di godermi questo gioco, vivendolo come se io fossi realmente lì. E quindi cammino per strada, prendo l'auto, vado in giro, senza assolutamente alcuna fretta. Tra l'altro io adesso non trovo casa mia perché devo ancora capire esattamente dove si trovi, però. Ah, è qua dentro. Succedono anche delle cose, succedono delle sparatorie, succedono degli eventi in cui potremmo trovarci coinvolti o meno. Dietro ogni angolo c'è un'attività da fare, un'attività secondaria, una persona con cui parlare. E guardate quanta roba immensa c'è qua.
sto camminando, vedete che adesso saliremo piano di sopra, ci sarà casa nostra. C'è proprio da perdersi. E ci saranno un sacco di scelte multiple da prendere e vari approcci. Ora siamo praticamente arrivati, salve, buongiorno, questa è casa nostra. Il luogo in cui potremo riposarci dopo aver fatto un giro, dopo aver fatto delle missioni. Luogo dove potremo decidere di dormire, far passare il tempo, dove potremo guardarci allo specchio, cosa che non serve molto, farci una doccia, andare a cambiare, prendere del vestiario, soprattutto accedere all'area segreta della casa dove aprire il nascondiglio con tutto l'equipaggiamento che abbiamo. Quello che noi depositeremo nell'auto lo potremo ritrovare qui. E come ho detto, non so se ci sono altre case perché la CD Projekt aveva detto di sì, ma al momento non ho mai trovato conferme di altre case da acquistare. Comunque, cosa facciamo ora? Torniamo in strada, vi mostro anche l'auto. La figata è che potremo andare ad acquistare auto. Potremmo, non è così semplice, non è un GTA questo gioco, quindi non è che potremo andare a rubare auto. Le potremo rubare se però avremo abbastanza forza per poter trascinare un altro cittadino fuori dalla sua auto e rubargliela. Ma soprattutto sarà un'auto quella rubata che non sarà nostra per molto tempo perché scomparirà. Tutto quello che invece è auto da acquistare lo faremo nei luoghi appositi. L'auto sarà una sorta di status symbol per noi. Potremo andare ad investire tanti soldi e comprarci un'auto sportiva, insomma si potranno anche modificare da quello che ho capito. Comunque la cosa veramente molto bella che non ho mai trovato in nessun altro gioco è l'importanza dei soldi in questo titolo, perché non è semplicemente giocando e proseguendo con la storia che diventeremo ricchi, ma dovremo proprio impegnarci, fare tante secondarie, fare tanti incarichi, qualche taglia, insomma andare a metterci da parte il nostro gruzzoletto da spendere per auto e per potenziamenti, per armi e così via. Allora, in pratica qua ora siamo scesi in strada, posso richiamare l'auto, al momento abbiamo questa. La vado a richiamare, l'auto arriva da sola dopo qualche istante. Vedete che in questo caso se io volessi salire mi dice devo avere forza 4 e quindi dovrei andare a vedere il mio personaggio, vedete la forza o 3, dovrei potenziarla a 4 e posso tirarlo giù. Ci saranno tante altre cose da fare. Ora l'auto non so da dove stia arrivando, comunque vedete io adesso vago per strada. L'auto è di là. Ci sono luci, ci sono riflessi, c'è veramente, veramente di tutto. Eccola lì. Eccola qua l'auto. Ok, qua non ho ben capito perché vanno tutti addosso a quel palo lì. Comunque, vedete, io amo giocare in terza persona, non in terza persona, scusate, ma in prima, anche se in realtà la visuale è molto limitata, però potete con questa visuale andare a vederlo dall'esterno. Ma trovo molto più immersivo la vista interna, dove comunque possiamo andare a metterci nel traffico. Ovviamente adesso possiamo guidare un po', c'è la polizia in giro, ce la viviamo tranquilla, ce la viviamo così. Vedete, scendiamo, andiamo, un vicolo, la mappa è questa, vedete quante attività, quante cose da fare, presunta attività criminale. Qua abbiamo un punto di scambio, depositare oggetti, un fixer, ci sono veramente, c'è hacking, c'è possibilità di approcciare furtivamente, c'è veramente di tutto, ma soprattutto la cosa più bella è che vi potete vivere il gioco interamente come se voi foste veramente lì. Camminare, salire sui cavalcavia, vedere altre persone, vedere la città, vedere una città che vive, vedere una strada di notte con la vita notturna mentre voi avete e navigate nei vostri problemi, nelle vostre missioni da fare, state pedinando qualcuno, state cercando un'arma da acquistare nel cuore della notte, la città vive, Night City vive. Ognuno si fa i fatti suoi, è vero, è un gioco, però è un gioco di ruolo e finalmente abbiamo di fronte un gioco dove i soldi contano e contano anche tanto ed è difficilissimo farli. È un gioco dove uccidere qualcuno, salvare qualcuno influenza l'avventura, dove ogni singolo particolare è stato messo lì, studiato dagli sviluppatori. Abbiamo preso un cavalcavia, adesso siamo da un'altra parte della città, ci sono, se non sbaglio, 7 quartieri, quindi da esplorare ce n'è. Io spero con questo video di avervi portato qualcosa di diverso, non un guarda io che gioco, ma un guarda
com'è il gioco, che cosa offre. Pur non vedendo niente, potremmo camminare per ore e vedere cose diverse, vedere gente diversa, andare a parlare, andare a sentire anche solo, non dicono molto, commentano, però c'è veramente una cura del dettaglio, il disagio di questi quartieri, di questi mercatini, la polizia che osserva, salve. Ehi, calmati! Sì, non sto facendo niente. Il fatto che ci sono azioni del crimine, ci sono scene del crimine, scusate. Il fatto che ci siano questi posti, della gente commenta. No, è che una mia chum lavorava qui. Con storie e così via, ci sono. Questo butta fuori. No, non si può entrare. Insomma, quindi è veramente, veramente profondissimo. Io ne sono rimasto stupito. Guarda la gente che cammina, quello che si può vedere intorno. È giorno, poi potremmo trovarci al tramonto. Insomma, lo sto giocando su PC. Se avete un PC, comunque il gioco è scalabile, quindi ve lo potete godere a vari livelli. Il gioco è sempre bello. Intanto continuiamo a vedere che cosa succede. Ogni volta arriviamo in un posto e troviamo qualcosa. Qua succede che c'è una sparatoria. Sono arrivato in un punto in cui c'era addirittura qua adesso me ne vado prima di finirci in mezzo. Sono arrivato, ho girato un vicolo, a un certo punto ho trovato la polizia, non la polizia, dei rapinatori che stavano puntando i mitra, e c'era tutta la piazza completamente ferma, con le mani in alto, io via, sono scappato. Di eventi ne succedono di continuo, inizierete poi a conoscere anche quelle che sono le problematiche dovute agli innesti, dovute alle dipendenze, dovute ai mille vizi che questa città nasconde. Intanto abbiamo fatto una camminata insieme, abbiamo visto casa, abbiamo visto un quartiere che sicuramente mi sembra essere abbastanza malfamato, ecco. E non vedo l'ora di affrontarlo, affrontare la storia, affrontare quello che il gioco prevede con le sue storie, le sue mille storie e le sue mille scelte. Ragazzi, questo era un video su Cyberpunk 2077, cercando di portarvelo in modo completamente diverso a quello che hanno fatto tutti finora, senza polemiche, senza fanboismi, insomma. Io vi ho fatto vedere questo, ovviamente se non amate i giochi di ruolo non proverete mai nemmeno questo, e quindi questo è quello che ha da offrire. Ovviamente dovete mettervi in testa che per giocare a questo titolo ci dovete passare un centinaio d'ore almeno per godervelo a pieno e per magari farvi venire voglia un domani, una volta finito, di rigiocarvelo facendo delle scelte completamente diverse. Questo era Cyberpunk 2077 e ora attendo trepidante i vostri numerosi commenti qua sotto. Alla prossima, ragazzi, e ciao ciao!